Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin. Ogni città, ogni regione ha un centro e una periferia. Il centro è sempre più importante, è quello che attrae visitatori e turisti. Anche la Palestina aveva un centro e una periferia. Centro era Gerusalemme con il Tempio di Dio e i palazzi del potere. La periferia era fatta di regioni tutt'altro che prestigiose, come la Galilea, ad esempio. Dove comincerà la sua missione, Gesù? La logica direbbe da Gerusalemme. È dal centro, dai palazzi del potere, che si deve partire per cambiare le cose. Ma Gesù Cristo segue un'altra logica. Comincia dalla Galilea. Convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. E ne dai segnali, guarendo ogni sorta di malattie e di infermità. In Galilea, appunto. Dio ha deciso di cominciare dalla periferia. Quel popolo che abitava nelle tenebre, commenta il Vangelo di Matteo, ha visto una grande luce. Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni ne sono la riprova. Come tanti altri, dovevano fare i conti con il grigiore della loro vita di pescatori, con la routine del quotidiano. Ma una volta raggiunti da quella luce, se ne lasciano affascinare, sedurre. Ecco perché decidono di seguire Gesù. L'aspetto sorprendente è che lui non dice a quegli uomini: venite, d'ora in poi basta fare i pescatori. No, promette: io vi farò pescatori di uomini. Ciò vuol dire che è il senso della vita a cambiare. Non sono le circostanze o le situazioni esteriori. Seguendo Gesù Cristo le persone cambiano, ma cambiano partendo dalla loro periferia, cioè quella successione di giorni uno dopo l'altro, dal lunedì al sabato, che riempiono quasi tutta l'esistenza. Come chiamarla diversamente? Se Dio ci vuole incontrare per rendere più saporosa, più vivibile la nostra vita, ma è proprio nelle nostre periferie che ci dà appuntamento. Ecco dove può levarsi una luce che illumina e rende possibile una visuale diversa. Cosa possiamo fare perché questa luce si levi davvero? Lasciare che il Vangelo passi nella vita. E passa effettivamente quando, dopo averlo ascoltato, ce lo portiamo in cuore. È così che la nostra periferia può uscire dall'ombra, dal grigiore. Del resto non siamo affatto degli avventurieri solitari in questa esperienza. Gesù, sì, morirà e risorgerà a Gerusalemme, ma la mattina di Pasqua la bella notizia per i discepoli sarà questa: è risorto e vi precede in Galilea. È là che lo incontrerete. Lui è già là, nelle nostre periferie. Ci precede e ci attende. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin.